A Villa Vallero, oltre all'esposizione, anche un laboratorio didattico per i bambini. Sì, abbiamo delle visite guidate per ragazzi di ogni ordine di scuola a partire dai 5-6 anni e per questa mostra hanno aderito studenti fino alla terza media. Siamo molto contenti perché questa è un'occasione che gli studenti hanno che è abbastanza irripetibile, nel senso che Rivarolo è una realtà non così grande, diciamo, come potrebbero essere Torino o altre città, e quindi avere questa opportunità da poter cogliere per avvicinarsi all'arte è veramente importante. Io in queste visite guidate cerco di non fare semplicemente un racconto di quello che è, diciamo, la visita, quindi parlare degli artisti che espongono, dei quadri che ci sono. Cerco di far ragionare questi studenti perché possano imparare ad avvicinarsi all'arte, a osservare e non soltanto a guardare. Ci sono delle caratteristiche, delle opere che loro guardano, che osservano, che non possono sapere, quindi gli racconto io. Ma ce ne sono molte altre che invece loro possono scoprire aiutandosi semplicemente con la loro osservazione, facendo collegamenti con ciò che già hanno imparato, soprattutto quando questi studenti partecipano a più di uno dei nostri incontri. Per questo è molto importante che le insegnanti li spronino a venire. Infatti io ringrazio moltissimo quelle maestre, quelle professoresse che costantemente aderiscono alle nostre iniziative. Appunto ci sono caratteristiche che loro riescono a scoprire pian piano, io li accompagno nella scoperta, però è molto bello il fatto che loro pian piano riescano proprio a rendersi conto che ci sono stili, ci sono caratteristiche, ci sono modalità di realizzazione. Ci sono tecniche che imparano a riconoscere e con il quale possono capire meglio non soltanto questa mostra o le mostre passate, ma anche qualsiasi tipo di esposizione che potranno vedere in futuro, non soltanto qui a Villa Vallero, ma anche in qualsiasi altro museo, in qualsiasi altra mostra. In questo caso noi trattiamo arte contemporanea, ma imparare a osservare, a guardare vuol dire anche imparare ad avere uno sguardo vigile e capace anche in tutto ciò che è poi sostanzialmente l'osservazione di tutto ciò che è la vita che li circonda. Quindi io credo che sia una palestra estremamente importante e un'occasione, diciamo, da cogliere.